Io sono Donut. Che il tuo sei sacrificio. Più potente di quanto immagini. L'umanità ha fatto il suo tempo. I defunti erediteranno la terra. Ascolta il suono della mia voce. Mi senti? Chi sei? Non riesco a vederti. Sono il dottor Salim. Ci conosciamo. Dottor Salim, dove mi trovo? Sei al confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Nel vuoto. Sono morta? Non può essere. Deimos, devo fermarlo. Puoi ancora farlo. Ti spiegherò, ma ora devi fidarti di me. Ripensa alla Coalescence, all'inizio del viaggio, all'inizio di tutto. L'inizio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabbo e siamo qui finalmente su una nuova serie. E praticamente questa nuova serie sarebbe la campagna incubo di Black Ops 3, cioè che è come la campagna normale, soltanto che invece che i nemici con le armi ci sono gli zombie. E quindi ho detto, tanto che non l'ha fatta molta gente perché comunque non è proprio una modalità chissà che cosa, ho detto vabbè, la portiamo e vediamo se vi possa piacere. Tutto era iniziato alla Coalescence di Singapore nel 2070. 10 anni dopo il disastro, la diffusione del virus 6115 e l'arrivo dei non morti sulla Terra. Avevamo perso i contatti con la squadra di John Taylor, un'altra unità anti-zombie. Ci chiamavano sterminatori. I nostri cyberimpianti ci rendevano immuni all'infezione. Eravamo addestrati per uccidere i non morti. Vabbè, ragazzi, se non parlo è perché vi vorrei far ascoltare appunto le conversazioni e quindi durante le conversazioni non parlo. Eravamo in una zona di quarantena, una di quelle aree di contenimento dei non morti costruite per tenere il virus e tutti gli infetti dietro un muro, isolati dal resto dell'umanità. Gli zombie non erano l'unico problema. I 54 immortali, dei criminali che operavano dentro la zona di quarantena, sapevano della missione di Taylor. Quel posto era l'epicentro dell'epidemia, del disastro alla Coalescence che nel 2060 ha creato il mondo infernale in cui viviamo oggi. Qualsiasi attività non sarebbe passata inosservata. In ogni caso, i nostri guai erano appena cominciati. Ok. Alleluia, ha finito di parlare, no? Perché, cioè... Ecco, perfetto, il Wrecker è già morto. Allora, abbiamo deciso di fare in modalità realistico. E quindi... con un colpo vai giù e gli zombie con un colpo non vanno giù. Cioè, adesso sì. Spero che rimarranno così, perché... anche se io ho sentito da amici che dopo ogni tot di zona comincia a diventare più forti, tipo ondata, io spererei di no, perché... già è difficile ora, non vorrei neanche immaginare più avanti che cavolo è. E vabbè, Wrecker che continua a morire. Ho detto vabbè, invitiamo Wrecker così mi dà una mano. Dai. Allora, io come vi ho già detto durante le cazzino, durante che i personaggi parlano, non parlo, così vi faccio ascoltare. Allora, sono esattamente 11 missioni e mi sono appena accorto che i collezionabili, diciamo, uno dove erano nella campagna, quindi forse mentre ci sono vi faccio vedere anche dove sono tutti i collezionabili. Come mi hanno ucciso? Come mi hanno ucciso? Ma non c'è nessuno? Come mi hanno ucciso? Vabbè, io non ho parole, cioè. Vabbè. Cioè. Ah, ma c'è un tizio con le armi là in fondo, non è uno zombie. Ah, ok, oltre gli zombie ci sono pure i tizi con le armi, probabilmente saranno di 54 immortali, ma vabbè. Oh, ma non muore quello là. Dammi un'arma, tipo fucile d'assalto, perché così non si può andare. Ma dai, ancora in vita. Oh, muori. Ma quanta vita c'hanno in realistico sti qua, oh. Vabbè, certo che se mi continua a dare i Vesper, porca miseria, però. Guarda. Non muore, non muore. È immortale quello lì. Minchia, che armi di merda che da sta cassa, veramente. Eh certo, oh, il Man of War, oh, finalmente, un'arma decente me l'ha data, finalmente. Oh, momento di lag assurdo.
Oh no, ti prego, non dimentichi i robot lì. No, la SP no, la SP no. Ma Pensavo la che SP in potessimo realistico, peggio risolvere della campagna. invece abbiamo dovuto Non venimi a dire che utilizzare spawnano un po' di zombie perché sennò è impossibile. Oh, grande. Vabbè, ma giù in fretta. Avevo un brutto presentimento. Almeno. Non era l'unico. Cosa di buono. Sapevo che quella Cara. foto sarebbe. I maledetti, oh. No. Stanno spawnando pure gli zombie. No, non ho parole. No, pure gli zombie, no. Guarda che adesso ci muoio. Quanto ci scommetto. Vabbè, io provo a distruggerlo, vediamo. Oh fuck. Vabbè, ci ho provato a distruggerlo, niente. Vabbè, potevo aspettare, però volevo distruggerlo. Vabbè, io so già che in questa modalità ci moriremo tante di quelle volte, ma quanto lo so. Già ci siamo morti 3 miliardi di volte nella campagna, pensiamo qua. Vediamo se riusciamo a distruggere questo SP dannato. Ok, vediamo. Un altro colpo, ti prego. Ancora! Vabbè, io ci lancio le granate, guarda, vaffanculo, tieni, stronzo. No, non ci credo, l'ho distrutto. Che cavolo di culo, mamma mia, che culo ho ucciso con le granate. No, vabbè, che cavolo di culo. Oh, finalmente abbiamo superato questo pezzo, alleluia. No, io questo posto l'odio, questo posto l'odio. Perché io questa missione ero arrivato tipo fino alla prossima stanza. E poi dopo ho detto, vabbè, una modalità di merda, me ne vado. E so che questa stanza è praticamente renderizzato malissimo. Cioè, lag da far schifo. Cioè, va a scatti Quale che è una scienziano non meraviglia. Ecco, imbrattevi per ecco, affrontare il ecco. futuro con il Guarda qua. sorriso? Minchia, come si va a Avevamo un'idea scatti. tecnologica, Mamma ma mia. l'ambizione di migliorare l'umanità. E da inizio gioco Il che è così, futuro è santo cielo. adesso. Ma pure nella campagna lagga, mamma mia. E Qua invece? però ancora peggio, Cos'è qua proprio ti va a successo? scatti il È successo un personaggio. disastro. Cioè, Virus è una cosa61 invece è uscito allucinante. dalla Vabbè. Quintessenza. Ha contagiato prima Singapore e poi il mondo intero. I governi hanno costruito le zone di quarantena per isolare i non morti e tranquillizzare l'opinione pubblica. Ha funzionato per circa 10 anni e quasi ci eravamo dimenticati del problema. Che illusi. Quell'operazione cosa aveva di tanto speciale? Doveva essere ordinaria amministrazione. 5 anni dopo il nostro potenziamento, io e Hendrix eravamo macchine perfette. Pattugliamenti, ricognizioni e salvataggi nelle zone di quarantena. Gli sterminatori facevano questo. Ma l'obiettivo non era mai stato uno dei nostri. I sistemi di John Taylor non mandavano più segnali. Le nostre interfacce neurali dirette erano collegate ai server dell'accordo. Si sapeva subito se eravamo vivi o morti. Nel caso di Taylor non si capiva. E questo era strano. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio. Bello a tutti, spero che vi sia piaciuto.